Sì, siamo riusciti a catturarlo tra i suoi brevi intervalli, un grande matatore del palco. È chiamato il presentatore Angelo Blasetti, volto noto della televisione. Allora Angelo, innanzitutto grazie da parte nostra per essere qui come forze dell'ordine, come partecipanti a questa grande kermesse musicale che ha voluto l'amico Roberto Frizzi. La domanda che rivolgo anche a te: cosa si prova dal tuo punto di vista a pensare anche a questi grandi colossi della musica? Cosa ci hanno insegnato? Allora, innanzitutto saluto tutti quanti gli amici che ci sono in visione e in ascolto. Questo momento è importante per tante valenze. Il primo, l'incontro col pubblico, che è sempre vincente, un conto esprimersi in un luogo come questo, variegato, bambini di tutte le età, vecchi, anziani, donne, amanti della canzone romana e non, gente del popolo e gente sofisticata, ci sono tutti, quindi è un'opportunità importantissima per chi fa spettacolo, in particolare per coloro che come me sono nati a Roma, dei genitori romani, amano Roma e sono immersi a 360 gradi della cultura romana. Noi, che ritengo anche tu, difendiamo strenuamente queste nostre radici, la romanità come è giusto che sia, perché si nasce parlando il romanesco, poi si va a scuola. Qualcuno disse: se vuoi essere universale parla del tuo villaggio. In ogni villaggio, in ogni città, in ogni quartiere, in ogni borgo, in ogni angolo, in ogni casa c'è un dialetto diverso, c'è un modo di parlare diverso, e conoscere le diverse culture variegate è importantissimo, altrimenti si perde il senso della memoria e senza passato non so a scoprire nulla, non c'è neanche futuro. Quindi è importantissimo sapere questo, perché soltanto dalle nostre radici poi possiamo. Che adesso il fatto dialettale sia un fatto comunque desueto, perché non tutti parlano in dialetto, cantano in dialetto, ma questo è giusto, ma è anche giusto che si mantenga comunque l'aggancio culturale. Non è detto che i ragazzi debbano parlare dialettale, però debbono conoscere i dialetti, ognuno il suo, meglio se qualcuno ne conosce più di uno, come fatto culturale, sapere cosa parlavano i nonni, i genitori, perché solo in questo modo si conosce l'umanità, si conosce la storia. Io ho presentato per anni la storia della canzone romana, è importante per conoscere la storia della canzone romana. Il 1268, l'anno delle prime canzoni, se avremo tempo poi in un'altra occasione spiegheremo, ma è importante perché attraverso i canti popolari di una città si conosce la storia politica, perché le canzoni prima dell'Ottocento non avevano un autore, le canzoni popolari si tramandavano di padre in figlio, di generazione in generazione, ed era importante perché attraverso questo si conosceva il tessuto sociale e la storia politica della città, la forza della canzone e della poesia. Io poi faccio anche molta poesia, perché sono consigliere del Centro Romanesco di Russa, che è un importante sodalizio di poeti e appassionati della poesia romanesca, dal Belli anche prima, Bernelli eccetera, fino ai valentissimi poeti di adesso, come ci sono grandi autori di canzoni e come ci sono grandi cantanti. L'importante è che ci sia chi scrive canzoni e poesie, chi ci crede, chi porta avanti e chi fa come te, che organizza incontri interattivi come questo, perché ognuno ascolta, me l'attacca, canta nella mente, ricorda, diventa il padre, la madre, il nonno, vive e partecipa in prima persona di ciò che stiamo facendo. Grazie ad Angelo, carichissimo, parole dense di significato. Al prossimo appuntamento e complimenti. Grazie, un grande matatore del palco, una persona straordinaria, è il presentatore Angelo Blasetti. Al prossimo appuntamento, Atlas Orbis. Grazie, saluto a tutti.